Lunedì 20 maggio 2019, San Bernardino da Siena. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, a Iconio, ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, con i loro capi, di aggredire e lapidare Paolo e Barnaba. Essi lo vennero a sapere e fuggirono nella città della Licaonia, Listra e Derbe, e nei dintorni, e là andavano evangelizzando. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava, e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: «Alzati, ritto in piedi!» Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo in dialetto licaonio: «Gli dèi sono scesi tra di noi in figura umana!» E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all'ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla gridando: «Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che essi si trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori». E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. Dal Salmo 113. Non a noi, Signore, ma al Tuo nome dà gloria. Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome dà gloria. Per il Tuo amore, per la Tua fedeltà. Perché le genti dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Non a noi, Signore, ma al Tuo nome dà gloria. Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole Egli lo compie. I loro idoli sono argento e oro, opere delle mani dell'uomo. Non a noi, Signore, ma al Tuo nome dà gloria. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. Non a noi, Signore, ma al Tuo nome dà gloria. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?» Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.